Innanzitutto desidero, come questore della Camera, portare i saluti del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Gianfranco Fini, che per motivi istituzionali non è potuto essere qui presente. Devo dire la verità che con insistenza ho voluto io inaugurare questa bellissima mostra, non soltanto perché il maestro Piccoli è un personaggio ormai che nel mondo dell'arte è già conosciuto abbastanza, direi, lo volevamo anche conoscere qui alla Camera dei Deputati, ma anche perché, non ho difficoltà di dirlo, per me è un grande amico, ci mi lega grande amicizia e grande stima. Io ho già avuto modo di sottolineare nella prefazione del suo catalogo, che voi avrete saputo sicuramente, come si può leggere nella luce infinita di Pietro Piccoli quell'alto valore umano che l'artista riesce a comunicare al mondo. Nelle opere di Piccoli si legge la ricchezza e la vivacità della nostra cultura, si riscoprono le preziosità minute ed incantate dei luoghi della memoria, si intuisce l'uomo, la cui bellezza interiore, la cui dignità. Questa luce evoca al tempo stesso come motivo di speranza di fronte al dolore del mondo. Auguri per la riuscita di questi bellissimi, di questa bellissima mostra. Io già ti conoscevo, già avevo visto alcuni quadri tuoi, però li avevo visti sempre in fotografia. Devo vederli così, beh, devo dire la verità, veramente sei bravo, bravissimo. Auguri veramente. Poche parole perché diamo spazio, come dice il titolo, alle luci senza fine che illuminano questa rappresentazione di pittura dell'amico trattino maestro Pietro Piccoli, perché dico solo una cosa, che conoscendo Pietro nella quotidianità come lo conoscono gli amici qui di Latina e tanti di voi, poi dal cilindro sfodera dei numeri, delle performance che sono inimmaginabili, perché è una persona che vive un gradino di sotto nell'umiltà, nella operosità, nella meticolosità, ma fuori veramente dai riflettori. Ogni tanto io l'ho seguito in America, l'ho seguito in Sicilia, l'ho seguito in tante situazioni, ogni volta non finisce mai di stupirci. Quindi i miei auguri sono, oltre che di amicizia, di una persona che lo segue da vicino da tanti anni. E qui lasciatemi consentire, questa mostra la sento un po' più mia delle altre, perché è nata, diciamo, da un'amicizia a tre che ci lega con l'onorevole Mazzocchi, col questore e con Pietro, e quindi, diciamo, in qualche modo posso essere stato un auspice di questo evento che regala soddisfazione a tutti noi in amicizia e alla città di Latina, perché venire rappresentati qui in una culla della cultura e delle istituzioni quale questa sede è una soddisfazione, come dice il titolo, di nuovo senza fine. Grazie. Ma intanto mi unisco ai complimenti e agli auguri per la mostra all'amico Pietro Piccoli. Conosco Pietro da oltre 30 anni,
lo apprezzo, ci lega un'amicizia ormai molto forte, e ho sempre ammirato e stimato in lui la capacità di essere un artista legato per un verso al proprio territorio, perché lui vive e lavora anche artisticamente a Latina, però ha avuto sempre la capacità di avere uno sguardo sul mondo, di proiettarsi all'esterno, e non è un caso per esempio che Maurizio citava mostre anche oltreoceano. Quindi questo dà il senso di un artista davvero moderno, contemporaneo, che cerca di aprirsi a tutte le realtà che lo circondano, e quindi la sua arte è anche in continua evoluzione. Io lo ringrazio anche per il suo invito e gli faccio tutti i miei auguri e complimenti. Grazie. Allora, parlare di Pietro Piccoli, che è un amico, è sempre difficile, perché quando c'è dentro l'amicizia, sai, sei un po', hai delle lenti un po' buone nei confronti della persona che racconti. Quando ho visto le opere di Piccoli, la prima cosa che mi ha colpito, e l'ho anche scritto nel mio contributo al catalogo, ho visto che c'era questa voglia di togliere la carne dai suoi quadri. Non c'è mai una persona. Se voi adesso vi farete un giro, vedete questo segno fortissimo del pennello, quasi rabbioso, ma non c'è mai una persona. Perché Pietro Piccoli cerca i luoghi, e i luoghi parlano, e ha voluto togliere il grido e la sofferenza delle persone, perché la sofferenza, ma anche le gioie del vivere, l'ha messo nelle cose. Queste barche che entrano in ambienti dove pare camminare da sole. In fondo è il modo con cui noi viviamo tutti i giorni, siamo travolti dalle cose, siamo quasi ospiti delle cose che ci usano. E raccontarlo, trovarlo nei quadri, significa che Pietro ha lavorato, ha pensato, ha osservato, c'ha gli occhi fotografici, ma soprattutto riesce a tirarci fuori le cose. Si capisce questa pittura senza le persone, perché dovete conoscere la nostra città, che è nata senza le persone. Le nostre piazze non c'hanno le persone, le nostre strade non hanno le persone. Quindi in fondo, un po', quando facciamo delle cose, io nello scrivere, lui nel dipingere, raccontiamo le memorie che abbiamo sedimentato nel vivere, e noi purtroppo siamo vissuti in un posto dove non ci stanno le persone. Prima avevano fatto le case e poi siamo arrivati noi, e Pietro però la spostate, perché la portate in altri mondi, la portate in Sperlonga, che ricorre qualche volta, no? Questa città bianca sospesa in un posto dove intorno si fa il vuoto. Se le guardate da questo punto di vista, sono bei racconti, sono i racconti delle cose che ritroveremo quando usciamo da qui. Questo vicolo l'avrebbe disegnato molto bene Pietro, perché è un vicolo senza le persone anche qui, no? Queste macchine ferme, non c'era nessuno, questi colori che ti opprimevano. Bellissimo, è un percorso che ti porta alla mostra, è un annuncio di questa mostra. Il resto poi, queste sono sensazioni mie, la pittura è così, tu vai, la vedi e ti porta davanti agli occhi le cose che ognuno di noi ha dentro e le tira fuori. Se un pittore vi tira fuori qualche cosa che voi avete dentro, è un grande pittore. Se il pittore vi resta indifferente, lasciate perdere, è uno che ha imbrattato la tela. Pietro ti lascia delle sensazioni, a me ha lasciato queste, a voi ne lascerà delle altre. Per questo è un artista, e per questo il gioco che ho detto, che è un mio amico e che siamo amici, non significa le cose che ho detto dopo. Le cose che ho detto dopo non è perché è mio amico, ma perché è un artista. Buonasera a tutti. E non ci sono le persone all'interno dei quadri di Pietro Piccoli, perché lui le persone le vuole incontrare, carne ed ossa, vuole avere il privilegio di guardarle negli occhi, di stringere la mano, di vedere lo stupore, la sospensione dell'incredulità, un qualcosa che comunque deve essere riconosciuto de visu personalmente. Quindi le persone non sono necessarie nei quadri di Pietro Piccoli, sono le grandi assenti, l'umanità non c'è, non ce n'è bisogno, non c'è bisogno di rappresentarla, perché è una dimensione quasi metafisica, una sorta di mondo parallelo che corre e che vuol contrapporsi al chiasso, alla frenesia, al caos della vita contemporanea. Quindi l'uomo non c'è.
luci silenziose in un mondo silenzioso che vede lui, che concepisce solamente lui, e quindi vedere questa dimensione sua, particolare, silenziosa, assoluta e appunto metafisica. Di questo pittore è diventato internazionale, il grande Piccoli è un ossimoro, no? Una contraddizione. E arrivò a Roma e vide che in quel momento tutto stava avvenendo, stava accadendo. Era una Roma ricca di talenti che avevano il nome di Piero Dorazio, di Achille Perilli, di Tano Festa, di Mario Schifano, e questi nomi agiscono nell'immaginario collettivo, ma anche nella dimensione particolare, individuale di Pietro Piccoli. Ne rimane affascinato. Poi c'è l'incontro col suo maestro, che è stato anche citato nel video promozionale, maestro Cecchini, ed inizia questa sua avventura. Inizia attraverso un percorso di figurazione. Io ho avuto tra l'altro il privilegio di visitare qualche anno fa la sua quadreria immensa, non finivamo mai di vedere queste opere prettamente figurative, perché poi alla fine un artista che trova soluzioni astratte, quasi informali, come quelle che state vedendo voi, deve avere innanzitutto un'ottima padronanza della figurazione. Non si può essere astratti, informali, se non si è prima conoscitori della maniera classica figurativa di rappresentare. Quindi c'è un percorso figurativo e poi c'è una progressiva scomposizione fino a questo studio che vediamo noi oggi, lo studio della luce, che è una pittura evanescente, un qualche cosa che va a svaporare dalla terra, il mare, poi verso il cielo. Ma c'è tutto un percorso prima, un percorso di apprendistato, un percorso che Pietro segue con impegno, con serietà, con dedizione, perché ci crede. Non lo fa certamente per denaro, lo fa perché in lui c'è una vocazione profondissima. Ci sono poi degli studi di architettura alla Sapienza di Roma che gli serviranno per poter inquadrare quelle basi fondamentali dell'architettura che poi lui andrà a scomporre, così come sono scomposte le architetture che state vedendo. E poi via via le prime esposizioni, fino a questi ultimi anni che l'hanno visto protagonista di tantissimi successi negli Stati Uniti d'America, innanzitutto in Florida, in Arizona, in Texas, nel Nuovo Messico, e diventa un pittore internazionale attraverso però tutto uno studio metodico, uno studio organizzato, quindi un percorso che lo porta ad essere da ragazzo di bottega, via via protagonista di una pittura che diventa maturazione piena della vera dimensione che lui sente come propria, che è la grande dimensione della luce. Quindi, come abbiamo detto prima, l'assenza dell'uomo è la rappresentazione di un qualche cosa di astratto. Cosa c'è di più astratto della luce, se pensate? La fisica quantistica ci dice, ad esempio, che la luce non esiste, non esistono i corpi luminosi, esistono delle onde elettromagnetiche, che potrebbero essere come le onde radio, oppure i raggi X, che hanno delle vibrazioni e che trasportano delle particelle che noi chiamiamo fotoni. Ma è il cervello, l'apparato cerebrale, che ci restituisce attraverso i nervi ottici la sensazione della luce. Ma la luce di per sé è un concetto astratto, quindi un qualcosa che è una traduzione, un'interpretazione del nostro cervello. Ecco perché la fisica quantistica dice che il nostro mondo è reale e irreale allo stesso tempo. C'è perché lo vediamo, ma potrebbe essere non vero in quanto frutto di un'interpretazione del nostro cervello, e così come tutte le dimensioni sensoriali. Quindi in questo mondo reale ma irreale, provate a pensare un artista che si cimenta a rappresentare un qualche cosa di assolutamente misterioso, a dipingere particelle luminose, quelle che vengono chiamate particelle luminose, a dipingere l'aria, dipingere come un qualche cosa che esiste solamente nell'immaginazione, anche se i nostri occhi poi la vedono. Si potrebbe dire che Pietro Piccoli è semplicemente luce, è solamente questo, perché questa parola in realtà, quando noi l'ascoltiamo, al di là del suono, al di là del contenuto, ci rimanda tutta una sorta di
situazioni pluridimensionali, per cui una luce ha un significato vastissimo che può condurci fino all'idea del divino. Difatti noi quando pensiamo alla divinità pensiamo come a un qualche cosa di estremamente luminoso. Nascono dunque questi mondi, queste vedute. Pietro diventa famoso per i suoi ingressi in laguna, ci sono tante opere che sono ispirate a situazioni lagunari, quindi non della terra di sua provenienza, ma sembrano come degli ingressi a Chioggia oppure a Venezia. Ci sono questi porticcioli, questi canali, queste barche che sembrano quasi come persone, quasi come persone in silenzio, e queste architetture incerte che sono baciate dalla luce. E questa atmosfera particolarissima, questo cielo che si confonde, e poi un espediente tecnico, che poi quando guarderete magari con ancora più attenzione i quadri, scoprirete che ci sono come delle lastre sovrapposte, come se ci fossero dei pannelli invisibili, che sono un espediente tecnico volto a restituirci quell'idea di infinita luce ma riverberata, come se ci fossero delle superfici che continuamente riflettono, quindi dei movimenti, degli espedienti tecnici che vogliono restituirci quella che è un'altra caratteristica della luce. La prima qualità della luce è la chiarezza, ma un'altra qualità della luce è la sua dinamicità, la possibilità di variare nell'intensità. Difatti i pittori del Seicento sono i pittori del chiaroscuro, proprio perché analizzano le variazioni di questa luce. Quindi, forte di questa idea, Pietro Piccoli decide di indagare le infinite possibilità che ha la luce per effetto di questi riverberi particolarissimi che vengono creati con queste lastre sovrapposte che sembrano quasi sospese nel cielo, che danno l'idea come di un quadro dentro il quadro, quasi se all'interno di quest'opera, confinata all'interno di una cornice, ci fossero delle lastre, delle altre opere che servano a riflettere, quasi ci volessero fare da specchio a quella realtà irreale che Pietro Piccoli ci rappresenta. Quindi espedienti d'effetto, pennellate veloci, pennellate rapide, una prospettiva che vede scardinata completamente la logica dei punti di fuga, quindi non c'è lo studio lineare della prospettiva. Pietro Piccoli non è interessato alla resa perfettamente architettonica di un paesaggio, è preoccupato di farci vedere il suo paesaggio, il suo modo di rappresentare. Non dobbiamo dimenticare che il luogo dell'arte è lo stile. Noi riconosciamo la validità di un artista per lo stile, non perché è bravo a rappresentarci un paesaggio, un tramonto, una barca, ma perché lo riconosciamo attraverso quello stile che diventa inconfondibile. E quindi c'è la personalizzazione di un paesaggio attraverso una scomposizione della luce, una scomposizione della forma, una scomposizione delle forme architettoniche. È una scomposizione in generale di quella realtà che il nostro sguardo è abituato a osservare così nella quotidianità, come se fossimo spettatori di una giornata assolutamente normale. In realtà le giornate di Pietro Piccoli sono sempre straordinarie, sono fotografie, sono attimi, sono proiezioni interiori, opere da osservare con attenzione e che ci portano a una dimensione, l'ho detto all'inizio, metafisica, ma una metafisica però comprensibile. Non è la metafisica oscura, la metafisica che non ci fa comprendere nulla. In realtà Pietro, che è il pittore della mediterraneità, in qualche modo ha portato l'idea della mediterraneità, della nostra pittura italiana collegata all'illuminismo, alla dimensione di una pittura assolutamente illuminata, piena di spunti, e l'ha portata in America, l'ha portata nel mondo. E quindi dobbiamo rendere merito a questo artista di un percorso straordinario. Ecco perché è una metafisica che noi possiamo comprendere. È una metafisica che molto spesso noi l'abbiamo studiata nei libri di storia e l'abbiamo sempre vista come una dimensione molto distante, no, dalla nostra sensibilità. Non è il caso di Pietro, che nelle sue opere si vuol far capire, vuol regalarci un'emozione partendo dal fatto che lui stesso si emoziona.
emozionandosi lui mentre realizza le opere, emoziona anche gli spettatori che poi successivamente le vanno a guardare. Quindi una carriera straordinaria che vede oggi in questa manifestazione il momento lacme del suo percorso, della sua iperbole, qui in questa fantastica, in questo splendido salone, salone del Cenacolo della Camera dei Deputati, se lo merita. E vi vorrei dire in anteprima, perché Pietro mi autorizza a dirlo, io ho chiesto l'autorizzazione, perché non è che un critico può fare quello che gli pare, che alla fine del 2013, suspense, vedremo Pietro Piccoli laddove oggi c'è Jan Vermeer. Sì. Alle scuderie del Quirinale. Quindi non finisce qua. Sarà la seconda tappa di questo vertice che sta toccando nel pieno della sua vita, nel pieno della sua carriera, per poi puntare alla Biennale di Venezia, al Padiglione Italia, dove lo vedremo molto presto. Detto questo, vorrei ricordare un'ultima annotazione nella sua biografia: il premio era carriera che ricevette a Reggio Calabria nel 98 per mano di Vittorio Sgarbi. Vittorio è stato molto generoso con Pietro Piccoli, ha scritto una recensione molto bella, ha saputo trasmettere attraverso i suoi diari veneziani quella che è una caratteristica fondante della sua indagine, ovvero sia la vibrazione dell'emozione. Sono emozioni che ci fanno vibrare il centro del nostro cuore. Questo Vittorio lo ha individuato in una maniera perfetta, come lui, solamente lui sa fare, perché è un grande critico, e ha regalato poi questa cartella all'archivio storico della Biennale di Venezia. Quindi questo va a assoluto merito di Pietro Piccoli, perché è un'indagine che anche Vittorio Sgarbi ha colto come unica ed irripetibile. Vorrei anche ricordarvi, come ultima notazione, dopo aver dato questa notizia che fa premio alla sua carriera, che dietro l'immagine di un grande artista non c'è tanto un critico, ma c'è un grande gallerista o una grande gallerista, che è Lucia Rocca, della galleria Firme d'Autore di Giarre, che ha fatto tanto, è una donna straordinaria, che ha fatto tanto per Pietro Piccoli, perché servono galleristi seri, competenti e preparati, che diano spazio e voce non solamente agli artisti affermati come Pietro Piccoli, ma anche ai giovani. Quindi la figura dei galleristi è fondamentale. Quindi una buona parte del suo successo, se Pietro Piccoli mi dà il permesso, è sicuramente da attribuire a Lucia Rocca, questa donna straordinaria che porta col suo cuore tutta la generosità dei siciliani, che sono il popolo che conosciamo. A te la parola, Lucia. Buonasera a tutti, sono molto emozionata di tutta la presenza di queste persone importanti. Non mi aspettavo tutto questo. Di Piccoli avrei sicuramente da dire per un anno di seguito. Io voglio ringraziare anche il professor Bonomo di quanto mi abbia presentato. Non sono io che ho rappresentato Pietro, è Pietro che mi ha dato la possibilità di crederci e soprattutto di starmi anche vicina, come io sono stata anche per lui. Ci conosciamo da oltre 20 anni e sicuramente per me mi sento come la prima emozione che l'ho conosciuta alla Fiera di Bologna. Non ero quella, praticamente non mi sento una professionista, più che altro mi sento un'amica del popolo e del mondo. Piccoli, l'artista che io ho sempre creduto, che ho puntato e che credo anche oltre l'infinito. Mi dispiace che magari gli altri possono pensare che io ho un privilegio diverso, ma è lui che mi ha permesso di inoltrarmi, di dare e di andare oltre. Ringrazio voi tutti e auguro naturalmente un buon proseguo della serata. Grazie maestro, grazie a voi tutti. La Camera dei Deputati, data l'eccezionalità dell'evento, vuole dare dei riconoscimenti
uno direttamente al maestro Piccoli. Un altro critico d'arte che Bonobbe. Grazie. Alla gallerista pure mi sembra doveroso dare un premio da parte della Camera dei Deputati. Io non posso non intervenire per ringraziare tutti gli amici, conoscenti, collezionisti e chi mi ha preceduto qui al microfono. Sono onorato di poter così ho avuto modo di fare questa esposizione in questo spazio che è ambitissimo e grande, ed è uno spazio dove tutti gli artisti cercano di farlo diventare un loro punto di riferimento nel curriculum. Ma un grazie particolare, io ho una lista in tasca di nomi e cognomi, ma permettetemi di dare almeno tre grazie. Tre nominativi. Uno all'amico questore onorevole Antonio Mazzocchi, che ha creduto in me e mi ha dato l'opportunità di questa mostra. Il secondo alla dottoressa Consuelo Amato, capostruttura dei grandi eventi della Camera dei Deputati, che è stata veramente eccezionale nel seguirmi, dall'allestimento alla creazione del catalogo, insomma a tutto. E un terzo saluto, che è un saluto che ci facciamo tutti i giorni, ma insomma questa è un'occasione importante, a Lucia Rocca. Lucia Rocca che mi ha seguito in tutte le tappe meno importanti della mia carriera, è stata l'unica gallerista che ha creduto in me 20 anni fa ed è l'unica persona che mi ha dato delle soddisfazioni veramente grandi. Io vi ringrazio tutti gli amici di essere intervenuti, di stare qui questa sera. La mostra continua in una seconda sala della sagrestia qui nell'atrio, nel chiostro dei locali, e poi seguirà un piccolo buffet dove saremo tutti insieme uniti da una bicchierata. Permettetemi un ultimo saluto, lo vedo nella platea, al grande artista Ezio Farinelli, maestro dell'arte italiana, che mi onora di questa sua presenza, e alla presenza delle due associazioni che mi hanno aiutato e hanno collaborato con me per la diffusione a livello veramente mondiale, perché su tutti i siti del mondo, su tutti i siti internet, su tutte le agenzie stampa, verso oltre e molti base, tutti gli amici. Quindi grazie, veramente un grazie di cuore. Grazie.